Buonasera cari amici, questa sera sarà una diretta particolare un po' diversa, dove vorrò raccontarvi un'idea che è venuta a me insieme alla mia organizzazione di questa pagina Facebook, nella fattispecie in particolare della carissima amica Giovanna che mi sta aiutando veramente tanto e veramente bene. Ma partiamo dal mese di maggio, che è il tema di questa diretta. Ci stiamo avvicinando in questo bellissimo mese che è il mese di Maria, questo proprio nella tradizione popolare di sempre. Ed è un mese, a parte che sono nata anch'io a maggio, il 15 maggio. Però è anche particolare l'idea del fatto che noi inizieremo questo mese mariano a Medjugorje, perché partiremo adesso sabato, il 29 aprile, rientreremo il 3 maggio, e lo concluderemo sempre a Medjugorje. Quindi partiamo il 31 maggio e rientriamo il 4 giugno. Quindi inizio mese, fine mese, porteremo tutte le vostre intenzioni a Medjugorje, voi le potete scrivere. Le potete anche solo pensare, tenere nel cuore e metterle in comunione con noi mentre siamo a Medjugorje. Noi affidiamo tutto a Maria. In particolare sapete che siamo proprio ai piedi di Maria quando c'è l'apparizione e preghiamo in particolare appunto con Maria e quindi a parte che a Medjugorje la Madonna appare in qualsiasi punto di Medjugorje e quindi porteremo nel nostro cuore le vostre intenzioni. Ma l'idea particolare che abbiamo di questo mese mariano, il mese di Maria, il mese anche della festa della mamma, come abbiamo scritto nell'invito che vi abbiamo inviato, dove proprio Maria è madre, della Chiesa, madre di Gesù, madre di Dio, madre della Trinità, ma madre di ognuno di noi, e quindi un mese meraviglioso dove si festeggia proprio la festa della mamma, oltre che la venerazione a Maria, dove appunto si presentavano queste catene di rose, dove poi è nato il rosario, e quindi la rosa rappresenta proprio Maria. E abbiamo pensato in questo mese, proprio perché con la mia amica Giovanna siamo andati a Colle Don Bosco, andate a Colle Don Bosco, abbiamo trovato questa bellissima guida di santuari mariani, abbiamo pensato di recitare ogni giovedì il rosario insieme ad ognuno di voi. E come possiamo fare? Lo facciamo tramite le varie richieste che ci potete mandare qua nella nostra pagina. Noi vi contatteremo e potrete entrare nella diretta e recitare insieme a noi il rosario. Oltre a fare il pellegrinaggio insieme a distanza oppure se vi scrivete di persona, a distanza come seguendo la nostra pagina dove veramente abbiamo già vari appuntamenti particolari di cui vi renderemo partecipi durante il pellegrinaggio stesso. Tutti gli altri giorni in cui noi non siamo in pellegrinaggio, vi chiediamo di mandarci proprio tutte le vostre foto o i vostri video di dove abitate, dove ci sono questi santuari mariani e qui ce n'è tantissimi in tutta Italia, quindi sappiamo che ognuno di voi avrà un santuario mariano, potete farci appunto questi video, queste foto, inviarcele e noi le caricheremo sulla nostra pagina proprio per vivere proprio insieme e in comunione questo mese sempre legato e dedicato a Maria. Cosa diceva adesso? Parliamo di Maria e della devozione a Maria proprio nel suo mese particolare. La devozione, come San Giovanni Paolo II ci ha insegnato, la devozione a Maria, la sua devozione, come è nata in Maria, ma penso anche tutta la nostra, tutte le nostre intenzioni, oltre a conoscere attraverso le apparizioni, attraverso i libri sacri. In particolare c'è un libro che ha spiegato bene la presenza e il disegno di Dio su Maria nella storia umana, che è il libro di San Luigi Maria Monfort. San Giovanni Paolo II ha avuto proprio da bambino questa piena devozione alla Madonna dopo aver ricevuto questo libro a cui proprio era profondamente legato. Infatti abbiamo potuto vedere anche l'opera di Maria nella vita di San Giovanni Paolo II
E così come l'opera di Maria nella vita di ognuno di noi quando noi completamente ci affidiamo a lei. E cosa ha fatto nella vita di San Giovanni Paolo II, che è il nostro esempio? La Madonna lo ha sempre protetto e a lei ha affidato il suo pontificato. E diceva San Giovanni Paolo II: ricordo di un piccolo libro con la copertina celeste da dove è iniziata la mia devozione a Maria. Si chiamava Il Trattato della Vera Devozione a Maria proprio. In questo modo ci ha parlato San Giovanni Paolo II di questo libro, che è un vero capolavoro di ascetica e che insegna a chiunque lo legga come deve essere l'autentica devozione mariana, che possiamo veramente applicare profondamente in questo proprio mese di maggio. Ed è un volume che ha completamente cambiato la vita di Carol Wojtyła, portandola a scegliere Maria come colei che avrebbe guidato il resto della sua vita. È un volume che spiega l'amore che c'è tra Maria e l'umanità in tutti i tempi. È un libro che sicuramente chiunque lo legge viene toccato. E in questo libro la Madonna è vista proprio come un perno attorno al quale deve ruotare la vita di ogni cristiano. E così veramente ogni cristiano deve affidare la propria vita a lei per essere certo di arrivare a Gesù. Quindi, cari amici, io l'augurio che faccio a me e a voi in questo mese mariano è veramente di vivere profondamente ogni giorno uniti a Maria, certi che lei ci protegge, ci guida, è la nostra stella polare, è la nostra luce in questo buio che ci circonda di questi tempi veramente confusi, strani. Ecco, noi sappiamo che se ci rivolgiamo a lei con la preghiera, con la meditazione, anche solo con il pensiero, ecco, lei sicuramente, come una cara e tenera madre, ci prende per mano e ci guida. E allora prendiamoci tutti per mano e insieme viviamo questo mese, così come vi ho detto. Mandateci le vostre foto, i vostri video dei vostri luoghi mariani e preghiamo insieme in questo mese, noi da Medjugorje e voi uniti con noi, tutti ai piedi di Maria. Vi ringrazio, vi auguro una santa serata e ci rivedremo presto. Ciao a tutti!